limitare il rischio di esondazioni. Dopo la tragedia che ha colpito l'Emilia-Romagna a Pescara, oggi in Consiglio Comunale l'attenzione è stata rivolta a due aree considerate a rischio, Fosso Valle Lunga e Fosso Grande. Il PD in sede di Consiglio Comunale ha presentato un'interrogazione. Fosso Valle Lunga sono stati eseguiti lavori per quasi 100.000 euro di manutenzione con molte difficoltà, perché c'è anche un problema di carattere ambientale non irrilevante, e oggi lo stato del fosso è soddisfacente, eccezion fatta per purtroppo una cattiva abitudine di cittadini incivili che hanno riempito, o meglio, hanno conferito illegittimamente e illegalmente rifiuti all'interno di quell'alveo. Quanto riguarda invece Fosso Grande, i lavori sono in corso con delle problematiche di natura tecnica che vogliamo risolvere, anche per rendere più cicliche e meno dispendiose anche le manutenzioni che saranno effettuate negli anni prossimi. Ecco, per quanto riguarda le cattive abitudini di molti cittadini, Pescara ha investito tanto nel sistema di videosorveglianza. Non si potrebbe aggiungere qualcosa anche in queste aree critiche? Sicuramente, ricordo che però i sistemi di videosorveglianza debbono essere sempre concordati anche con altre istituzioni sovraordinate, che sono la prefettura e la questura. Però posso anche aggiungere, e questo lo dico per coloro che ascoltano e che si rendono protagonisti di comportamenti incivili, che il settore preposto della Polizia Municipale ha già sanzionato dei comportamenti irregolari e mantiene la guardia altissima sui comportamenti che devono essere sanzionati e che soprattutto nuociono all'intera collettività. Quindi è anche un invito, questa è l'occasione, per comportarsi educatamente, civilmente, non porre in essere comportamenti che sono davvero oggi anacronistici nel 2023 e soprattutto incomprensibili.